In questo video, Nando, siamo venuti qua per trovare un piano e farti ritornare a scuola. Oh, dai raga, inizia il piano. Dai, no, dai, l'ho tolta. Ho lasciato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e mi hanno rubato la ruota. Stamattina non l'ho più trovata. Sapete dirmi chi è stato? Noi no. Non è possibile, non ci posso credere. Ma no, non è... Professor San Giovanni. Hanno trovato il colpevole. Aio. Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Ilari. E io sono zia Nicole. Per chi non avesse visto i video precedenti, il nostro maestro San Giovanni ha licenziato il nostro bidello preferito. Prima di entrare in classe dobbiamo salutare il nostro bidello Nando. Perché da quando è stato licenziato vive in questo parco, solo e soletto. Beh certo, con questo nuovo lavoro del TikToker guadagno qualcosa, insomma mi sono un po' comprato da mangiare, mi sono comprato degli abiti nuovi. Nando, bene. Ragazzi, ma sono le 8, dovete stare a scuola. Per te tutto. Oddio, esatto. Belli miei, bene. Nando, siamo venuti qua per trovare un piano e farti ritornare a scuola. Bravi, sì, senza farsi accorgere da nessuno, però dobbiamo fare organizzarci bene. Ragazzi, dobbiamo trovare un metodo per cacciare via San Giovanni e far riassumere Nando. Dai, oddio, ma come possiamo fare per farlo rientrare? Ragazzi, ho l'idea giusta. Dicela! Per far tornare il nostro bidello Nando, dobbiamo far arrestare il maestro San Giovanni. No! Sì, così la polizia arresterà il maestro e noi potremo far riportare Nando in classe. Bravo. Sì, lasciamo arrestare! Però come? Ah, non capisci niente, venite qua che vi spiego. Dici. Ora vi spiego il piano. Che il piano per far arrestare San Giovanni abbia inizio. Avete visto che San Giovanni ha sempre quel cappello, gli occhiali e la giacca? E quindi? E quindi dobbiamo distrarlo e rubargli il cappello, la giacca e gli occhiali. Ma non sono nemmeno la moda vestiti di San Giovanni, che ci vuoi fare? Ci vuoi uscire stasera? Ma mica se li deve mettere lei, scemo! Ma stai zitto, non capisci niente, come al solito. E poi cosa ci dobbiamo fare con questi vestiti? Per la seconda parte del piano ci servirà Stefano. Funghetti, per venire in missione con noi? Iscrivetevi al canale, ci dovete aiutare. Buongiorno ragazzi. Dico subito oggi che non è giornata, eh. Sono nervosissimo. Ragazzi, state composti per favore, eh. San Giovanni, gli posso dire una cosa? Alessio, spero che sia una cosa intelligente e inerente a quello che faremo oggi. Dilla, dai. Sa che assomiglia vestito così, maestro? Sì, a chi assomiglio? A un attore, forse? Sì, devo dire che sono veramente vestito in maniera oggi ganza. No, veramente sa che assomiglia. A chi assomiglio? A mio nonno! Tutte le sante volte, ma è stancato! Anota, mamma mia, oh, da volte che non fa il matto, lo scemo! Intanto vieni qua immediatamente che ti metto una bella nota, caro il nostro Alessio. Non volevo completamente, scusi. Oggi non è giornata, te l'ho detto prima che non era giornata. E tu mi provochi! Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. L'ho tolta! Non è possibile, non ci posso credere. È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Allora, oggi faremo, corsivo e stampatello, d'accordo? Corsivo, stampatello... La A in corsivo, eccola qua.
Eccola qua! Poi io meglio metto a scrivere, faccio un bel disegno. La A in stampatello! Eccola qua! Facile, no? Voi ricopiate. Ilari, stai scrivendo quello che sto facendo alla lavagna, per favore? Sì, sì, sto proprio a fare tutto. Ricopiate tutto, sì, sì. Allora Giulia, devi ricordare che appena finisci la lezione tocca distrarre il professore e rubargli i vestiti. Ok. Allora ragazzi, avete finito con il compito? Ecco la campanella. D'accordo, vabbè, ci vediamo domani e continuiamo domani con il corsivo e lo stampatello, d'accordo? Arrivederci. Oh dai raga, inizia il piano. Ok, dai, ci vediamo domani ragazzi, che vado via, Che è stata una giornata veramente, veramente... Maestro, ma io non ho capito. Dimmi, che c'è? Dai. Vabbè, però si metta comodo. Sto qua, si metta seduto. Mi metto seduto. Non è caldo. Un po' sì, evidentemente si fa. Ma ci vede con gli occhiali? No, perché... Sì, no, effettivamente mi dai una mano, scusa, che fa caldo. Certo. Dai, andiamo a rubare i vestiti. Sì, dai, andiamo. Ecco, brava che mi fai vedere i compiti, sono proprio contento. Sì, perché non ho capito l'ultima parte. Ma reggi un attimo questa, fai vedere. Certo. Allora, vediamo qua, brava. Noci, dai. Le noci? Che c'entra le noci? Ho foglie di noci, professore. Ma stiamo facendo corsivo e stampatello? Non ho fatto colazione. Facciamo qui. Benissimo, sei stata molto molto brava. Buongiorno ragazzi. Buongiorno professor San Giovanni, può venire in presidenza un attimo? Arrivo presidente. Venga professore, le devo dire una cosa. Arrivo subito. Oh, ma non c'è più nessuno, no? Fino a scuola, ma dove stai? Vabbè. Raga, ma siete sicuri che era una buona idea venire qua a quest'ora a scuola? Ma raga, però effettivamente è pure mezzanotte, io sto avendo anche un po' di paura, fa freddo. Senti, dobbiamo cercare la macchina della preside e dobbiamo levare la ruota. Raga, attenti a non farvi vedere dal guardiano della scuola. Raga, fermi, c'è un problema. Che problema, Ilari? Ci hanno visto. No, raga, c'ho fame. Ilari, no. Eccola! È quella bianca! Allora, raga, adesso mettiamoci i vestiti di San Giovanni e rompiamo la ruota. Tra poco in questo video. Professor San Giovanni, ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole. Ma... Hanno trovato il colpevole! Hanno trovato il colpevole! Aio! Aio! Guarda lassù. Ci sta la telecamera di sorveglianza e se noi ci travestiamo da San Giovanni, chi va a guardare la telecamera penserà che è lui. Quindi la preside darà la colpa a San Giovanni e chiamerà la polizia e la farà arrestare, secondo noi. Funghetti, questa è una missione pericolosissima e se volete che noi la facciamo, iscrivetevi al canale. Funghetti, se non vi iscrivete al canale non possiamo togliere la ruota della preside. Funghetti, iscrivetevi, vi prego, sto morendo dalla paura. Vi siete iscritti? Ok, ok, si sono iscritti, Funghetti, andiamo. Vieni. Yeah! Hilary, Nicole, Alessio, ma che fate qua? Ma è mezzanotte e mezza. Che state facendo qui davanti alla scuola? Andiamo a casa, forza. Non possiamo. Perché state qui? Dobbiamo togliere la ruota della macchina della preside. Ah, dovete togliere la ruota della macchina della preside. Potevate dirmelo prima. Passate. Come una ruota della macchina della preside? Stanno dormendo tutti. Ma che me ne frega che stanno dormendo? Ma vi rendete conto? Ma voi siete dei pazzi, siete? Voi volete togliere la ruota della macchina della preside? Sì. A luna di notte? Sì. Ma perché? Aiuto, c'è una lunga storia. Allora, ti giuriamo. Incrociate. Ti promettiamo che a casa te lo spieghiamo. Però tu intanto fallo, per favore. Per favore. No, non toglierò mai la ruota. Ti prego, no, Alessio, no, no. Io queste cose non le faccio. Ti prego. Io queste cose non le faccio. Non le faccio. Ho giacca, cappello e testa bassa, non ti devi far vedere, mi hai capito? Ma da chi non mi devo far vedere? Non ho capito. Da tutti. Posso sapere perché devo stare vestito prima, così? Togli la ruota. Ma di chi è questa giacca, questo cappello? Non ti impiccia. Vabbè, andiamo a togliere sta ruota. Vai, andiamo. Vai. Oh,
la giacca sulla sedia, il cappello sul tavolo. La giacca sulla sedia, la giacca sul tavolo, gli occhiali sulla sedia, gli occhiali. Buongiorno ragazzi! Allora, eccoci qua. Ecco dove avevo lasciato tutto ieri sera. Non so vederli persi, guarda, eccolo qua il cappello. Iniziamo la lezione, quello che abbiamo lasciato in sospeso ieri. Quindi parleremo anche oggi del corsivo e dello stampatello. Eccola! Buongiorno preside, buongiorno. Ma buongiorno niente! Non sapete che cosa è successo ieri sera? Adesso voglio la verità! Adesso voglio la verità! Credo proprio che se ne è accorta della ruota. Che cosa è successo, signora preside? Ho lasciato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e mi hanno rubato la ruota! Stamattina non l'ho più trovata! Adesso voglio la verità! La verità deve uscire! Oh, hanno rubato la ruota della macchina, ma chi sarà mai stato? Girano un sacco di ladri in questo periodo, infatti. Sapete dirmi chi è stato? Noi no. Quindi nessuno sa niente? Beh, professor San Giovanni, adesso questa cosa la risolve lei. La risolvo io, gliela risolvo io. Allora, adesso la risolviamo, Voi non sapete che ci sono le telecamere. Le telecamere. Sì, ci sono le telecamere e capiremo chi è stato il colpevole, a rubare la gomma della preside. La preside. Ma la faccia finita con questa pantomima! Adesso vediamo, adesso la facciamo finita. Se fa così, questo si prende un colpo. Cioè, tutti i giorni. Adesso, se non l'avete capito, sopra la scuola ci sono le telecamere che inquadrano tutto e così vedremo chi ha rubato la gomma della preside. Andiamo, forza! Ecco qui, allora. Come si accende qui questa cosa? Vediamo, vediamo. Però sì, è così. Sì, sono la preside comunque, non la prof. Ok, adesso vediamo il colpevole. Ora lo vediamo. Lo vediamo. Non lo vediamo. Lo vediamo. Non lo vediamo. Lo vediamo. Lo vediamo. Vai. Ecco qua. Ma non è possibile, non ci posso credere. Non ci posso credere. Sì, dai, funziona così. Ma non ci posso credere. Ma no, non è... Professor San Giovanni. Ma questo non sono io. Sì, lei. No, questo non sono, questo non è io, preside. Non sono io questo, preside. È lei. Quello è il suo cappello. La sua giacca! La sua giacca! I suoi occhiali! I suoi occhiali! No! Non sono io! Sono innocente! Preside! Lo giuro! Sono innocente! È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! È un complotto contro il maestro San Giovanni! Adesso ci penso io! Chiamo la polizia! San Giovanni! Oggi? Come mai non fa lezione? Sei triste? Non è possibile. Ma non lo so, io sto impazzendo. Il cappello è qui, gli occhiali sono qui, la giacca è qui. Ma chi è che mi ha incastrato? Chi mi ha incastrato? Professor San Giovanni? Ho una sorpresa per lei. Ah, preside, ha trovato il colpevole, immagino. Come ha trovato il colpevole? Hanno scoperto Stefano. Certo che abbiamo trovato il colpevole. Adesso le faccio vedere subito. Avete trovato il colpevole? Certo. Grazie. Grazie. Una sorpresa per lei. Abbiamo trovato il colpevole. Abbiamo trovato. Prego, prego. Hanno trovato il colpevole. Hanno trovato il colpevole. Aio. Ma che fa? Ma che cosa sta facendo? Dite la verità! Fermo. Dite la verità! Forza, lo porti via! Ma io non
credo che lui molto probabilmente si vendicherà. Ragazzi, oggi ci siamo messi nei guai. Ah, e questi giorni andremo a vedere San Giovanni in cella. Quindi Funghetti, iscriviti al canale per continuare a vedere come andrà a finire. Funghetti, iscriviti al canale e lasciate un bel like.